Gracias. Okay. Hi, everybody. I'm Stephanie McBride. Thanks for coming on the call. Sono Stephanie McBride e grazie per partecipare al nostro webinar. Yeah, and this is Alessandra. You can introduce yourself. Right. Io sono Alessandra, ma già mi conoscete e sarò la traduttrice di stasera. So some of you might be tuning in for the first time or watching this recorded version of this. So I wanted to make sure you know it. This is the second. Oh, sorry. Sorry, just to explain, this is the second in a series. Okay. Se vi state collegando adesso per la prima volta oppure state guardando la registrazione, vorrei che sappiate che questa comunque è la seconda di una serie di tre. La prima sessione l'abbiamo fatta due settimane fa e adesso facciamo la seconda. So in the first talk I did, I explained concentrations and applications and safety protocols. Nella prima sessione abbiamo parlato di applicazioni, concentrazioni e di quali, come diluirli. And in this time I'm going to talk specifically about some of my favorite oils. Questa volta invece vi parlerò di alcuni dei miei oli preferiti. And their uses during maternity and for other things as well, like women's health a little bit, children's health. E dei loro usi sia in maternità che anche per il benessere della donna o dei bambini piccoli, dei neonati. Great, so the first oil I want to talk about is black pepper. Il primo di cui vi vorrei parlare è pepe nero, black pepper. And the primary uses that we would think of black pepper for during childbearing years are the ones listed below. E gli usi primari per il pepe nero nel periodo di gravidanza, ma anche proprio quando in tutto il periodo di fertilità, sono questi che vedete elencati qua sotto. Now, this is a simple oil compared to some of the ones I'll be talking about later, like frankincense and lavender. Questo è un olio veramente molto semplice, se poi lo andiamo a paragonare con oli come l'incenso e la lavanda di cui parleremo dopo. So it doesn't have as many uses, but the ones that it has are it's very strong at. It's a very energizing strong oil. Non ha molti utilizzi, però gli utilizzi che ha, le ragioni per le quali lo usiamo sono veramente molto forti ed energizzanti. Yeah, so you can think of it as being energizing and warming. Pensate al pepe nero come un olio energizzante e riscaldante. And so I'll go through some of these main uses now, starting with digestion. E adesso vi parlerò di alcuni degli utilizzi primari, iniziando con il sistema digestivo. Okay, so for all these we'll keep going back to the idea of it being warming and energizing. So it really gets you moving. Per tutte questi usi torneremo sempre al principio che è un olio energizzante e riscaldante e quindi vi dà proprio voglia di creare movimento. So in Chinese medicine they talk about digestion as being a fire. Nella medicina cinese parlano del sistema digestivo come un fuoco, come se fosse un fuoco. So when you have like constipation or slow moving digestive system, it's really good to bring something warming and energizing in to help keep things moving. Quando soffrite di costipazione oppure avete un sistema digestivo molto lento, rallentato, è sempre una buona idea portare qualcosa che lo riscaldi. So it helps a lot with constipation, gas, IBS. Aiuta molto con costipazione, gas, la sindrome dell'intestino irritabile. And it also can help you to absorb more nutrition from your food. E vi aiuta anche ad assorbire più nutrimento dal mangiare che assumiamo. So we all know this as a culinary spice. It's in most every food you make. Noi lo usiamo e lo conosciamo bene come una spezia che per cucinare. Lo usiamo, direi, quasi quotidianamente. Yeah, and it not only tastes good, but I think with the traditional use, especially, people did use it for these digestive qualities. Una volta veniva usato non solo per le sue proprietà digestive, ma anche proprio, scusate, non solo perché piaceva il gusto, ma proprio per le sue proprietà digestive. Black pepper is unique, it's called a driving oil. Si chiama un olio, è un olio unico perché è un olio penetrante.
And what that means is when combined with other essential oils, it magnifies the effects of the other oils in the formula. E questo significa che quando viene mescolato ad altri oli, amplifica l'effetto degli oli. And it's also something that goes very deep into your body. E aiuta a farli penetrare in modo molto profondo all'interno del nostro corpo. And that helps a lot with the pain relieving qualities, which is the next thing that it's known for. E questo aiuta molto contro i dolori, che è la cosa successiva per la quale è molto conosciuto. So it's anti-inflammatory, but it also helps, like I said, it's energizing, so it actually moves the fluids in your body. Allora, è un antinfiammatorio, come vi ho già detto, però essendo anche un olio energizzante, aiuta a movimentare i liquidi all'interno del nostro corpo. So sometimes pain is caused by stagnation. A volte i dolori vengono causati dalla stagnazione dei fluidi all'interno. Yeah, so a really obvious example is constipation, but this also happens with, you know, bruising and like swelling of muscles from pain. Allora, l'esempio più comune è quello della costipazione, però in realtà lo si può usare tranquillamente anche per alleviare dolore da ematomi o da colpi forti o da gonfiore. So it can help by pushing the fluids through so that you don't have so much like blocked energy. Aiuta a spingere i fluidi a defluire e quindi non abbiamo tutta questa energia bloccata intorno alla zona gonfia. But it also has been shown to block the detection of pain in your brain with the sensory neurons. E è stato anche riconosciuto come un blocco dei neuroni sensoriali all'interno del nostro cervello, quindi fa sì che non si senta, a volte non si senta il dolore. So some types of pain you can use this for include labor pain and back labor pain. Alcuni dolori per i quali si può usare tranquillamente sono dolori da travaglio oppure dolori alla schiena, sempre da travaglio. Muscular pain and tension. Dolori muscolari, tensione. Digestive pain, and then also pain where there are cramps or spasms. E dolori digestivi, però anche quando si hanno spasmi e crampi, funziona in modo eccezionale. Yeah, so it's also very stimulating oil, and it actually helps to increase epinephrine or adrenaline. È un olio stimolante, quindi aiuta anche a stimolare l'epinefrina all'interno del nostro corpo, yeah, quella naturale. And this effect can give you lots of energy. So if you're fatigued, you want to increase this like sympathetic side of your nervous system to give you energy. E questo vi può dare molta energia. Quindi se siete stanchi e affaticati, provate a usare il pepe nero perché enfatizza la parte della... questa parte qua. Yeah, so imagine two scenarios. So there's someone there who's just had a baby and is like chilled and shivering and sore. Quindi immaginatevi due scenari. Uno è una donna appena partorito, piena di dolori, a freddo e sta e non si sente benissimo. And there's someone else who has just had a or is going into labor and is feeling really hot and jittery, like they've had a lot of coffee. E c'è un'altra invece che sta appena entrando in travaglio e si sente molto ansiosa, so, come se avesse bevuto troppo caffè. Does anyone have a guess about which person this oil would be better for? Qualcuno sa per quale di queste persone sarebbe più congeniale questo olio? Aprite pure i microfoni. Per la donna che ha partorito. For the woman who gave birth. Yeah, the one with the chills, right. Exactly. Esatto. So when someone has like jittery, like perché they've had a lot of cough. Sorry. Esatto, esatto. Yeah. So if someone is like high energy and nervous energy and they've had a lot of coffee, this is not the right oil for them. Se c'è una persona, per esempio, che ha bevuto troppo caffè, che è piena di energia e non sa cosa farne dell'energia, e non vi consiglio di utilizzare pepe nero, anzi, state ben alla larga. Yeah, someone who is cold and tired and worn out and like lacks stamina, this will help energize and warm them. Invece, se c'è una persona stanca, affaticata,
alla quale manca proprio l'energia per andare avanti, questo è un olio al quale potete tranquillamente fare riferimento. Yeah, so it also helps with mental alertness and attention focus. Aiuta anche con l'attenzione, la stimolare l'attenzione e la vivacità del cervello. And it's an aphrodisiac. Ed è un afrodisiaco. So, if you're working with pain in the body, then it's good to use this oil topically. Se state lavorando con dolori all'interno del corpo, la cosa migliore è di usarlo a livello topico, applicarlo per via topica. And if you're looking for like mental stimulation or mental fatigue or the aphrodisiac quality, then you would inhale it. Se invece state cercando di alleviare la stanchezza mentale, o cercate un effetto afrodisiaco, allora vi consiglio di inalarlo. Yeah, it also has immune protecting effects, so it's good if you're like getting sick and feverish and cold. Protegge anche il sistema immunitario, quindi vi aiuta in caso di febbre, dolori, raffreddori e quant'altro. So don't use it in open wounds, however. Non usatelo in ferite aperte. It's better for immunity if you put it on the bottoms of your feet. Per il sistema immunitario la cosa migliore è applicarlo alla pianta dei piedi. Or you could dilute it and have like a back massage. Oppure potete diluirlo e fare un massaggio alla schiena. Okay, this oil is also antidepressive. È un antidepressivo. It helps to regulate serotonin. E aiuta a regolarizzare la serotonina all'interno del nostro corpo. So it's good for people who have grief. E funziona molto bene, adatto per le persone che stanno soffrendo, che hanno perso qualcuno. So I wanted to show you this chart. I really love this chart. I do it in a lot of my slides. Volevo farvi vedere questa grafica che io amo tantissimo. Yeah, so this is called thermal photography. Questa è una fotografia termica. And it's basically just like scanning people with different emotions so that you can tell where they're hot and where they're cold in their body. Scannerizza le diverse emozioni delle persone e vi fa vedere dove hanno caldo o freddo. So this oil is really good for like things like depression and grief and lack of motivation. Funziona molto bene contro la depressione, mancanza di motivazione e dolore And you can see, per like, una perdita di qualcuno look o how qualcosa. cold the person with depression is all over their body. Guardate quanto è fredda la persona che soffre di depressione, quanto Sì. blu è. So it really is amazing for like inspiring and giving courage and oomph and. E è veramente un olio miracoloso per ispirare le persone e dargli l'energia necessaria per cercare di Yeah. combattere e fare fronte alla depressione. I mean, in English, we have the word pep, you know, like, and it's like pepper, like pep, you want to like wake someone up and get them going. In inglese c'è la parola pep che vuol dire in realtà avere uno sbalzo di energia, che ti dà energia. Quindi Da pepper, dalla parola pepper, pepe, nasce qui la parola pep. So it's probably better if you, easier if you just read the precautions, Alessandra. Ok, adesso vi leggo velocemente le precauzioni, ma comunque vi ricordo che tutto questo è registrato e quindi lo troverete tranquillamente dopo. Quindi il pepe nero, le precauzioni per il pepe nero. Non è consigliato per bagni o vasche o per applicazioni su tutto il corpo. Diluite con olio vettore al 2 oppure 4%. Non utilizzatelo se ossidato. Fate attenzione quando lo applicate sulla parte bassa della schiena che non goccioli giù per i glutei. Utilizzare per più di 10 giorni consecutivi. E a causa degli effetti stimolanti del pepe nero, evitate con persone che hanno troppa caffeina o si sentono nervose, ed evitate prima di andare a dormire vicino, o vicino alla fine del travaglio, perché adesso sarà necessario poi il riposo, quindi non eccitiamo ulteriormente la persona.
Thank you. So just to reiterate from the last class, like that 2 to 4% basically means 2 drops per 5 milliliter to 4 drops per 5 milliliter. La percentuale di diluizione sono o 2 o 4, dalle 2 alle 4 gocce per 5 ml di olio vettore. But it's a really strong oil, so some people may need to dilute it more, dilute it more. Forte, quindi può essere che qualcuno abbia bisogno di diluirlo ulteriormente se hanno la pelle particolarmente sensibile. Okay, so just to summarize, black pepper is really good for digestion, pain relief. Quindi per fare un veloce riassunto, il pepe nero funziona benissimo per la digestione, per contro il dolore. It's stimulating and energizing. Ed è stimolante ed energizzante. And it also has the added benefit of being immune protective. E ha il beneficio ulteriore di essere di proteggere il sistema immunitario. Okay, so in case you missed the last class, just know with the applications that we're usually talking about through massage or bath or foot bath. With pepper? Well, no, with oils in general, the topical. Okay. E se per caso non avete partecipato al webinar precedente, sappiate che normalmente in questo caso facciamo riferimento all'uso degli oli con pediluvi, con massaggi oppure anche in vasche, nella vasca da bagno. Yeah, but when you have heartburn, for example, this is where you apply the oil, where you feel the problem. Però ad esempio, se avete problemi di bruciore di stomaco, in realtà lo applicate topicamente dove sentite il dolore. With black pepper, it's such a strong oil that you would normally use it in isolated places, not over the whole body. Il pepe nero è un olio talmente forte che normalmente si usa in piccole parti, su piccole parti del corpo, non si usa su tutto il corpo. Okay, great. So now we're going to talk about frankincense, which is a sacred ancient resin from a tree. Ora parliamo dell'incenso, che è una resina sacra, antica e derivata dagli alberi. This oil has more than 200 recognized medicinal constituents. Quest'olio ha più di 200 costituenti medicinali riconosciuti. So it's a really good one to have in your toolbox just for your whole life, like from birth to end of life. È un olio eccezionale da avere sempre a portata di mano e sempre con voi in qualsiasi momento della vostra vita, dalla nascita fino alla morte. So during, with my focus being on maternity, I'm bringing a little bit of women's health and infant children's health into this, just to let you know. E comunque io qua mi concentrerò su quello, sulla parte, l'aspetto dell'uso dell'incenso in maternità, per la salute della donna in generale e anche per quella dei bambini. So I'm going to focus on the things that are useful during maternity, mostly with frankincense, but it just does so many more things than just this. Mi concentrerò più che altro sugli usi dell'incenso in maternità, ma sappiate che ha una miriade di altri usi dei quali oggi non parleremo molto. Okay, so first it's anti-nausea, so it's great for morning sickness or vomiting during labor. Allora, innanzitutto è eccezionale contro la nausea, quindi da usare all'inizio della gravidanza, quando si ha nausea, oppure durante il travaglio, quando magari si può soffrire di nausea. Yeah. This is a safe enough oil for babies, so even really young children and babies can use it if they have stomach sickness. È un olio talmente sicuro che lo si può usare anche sui bebè, specialmente se soffrono di mal al pancino. And it has the added benefit of being really like immune protective and having like antibacterial, antiviral, like all these different effects. Ed ha il beneficio di essere un rinforzante del sistema immunitario perché è antibatterico, antimicotico, antinfiammatorio, quindi veramente un olio eccezionale. Yeah, I'm skipping around a bit, but just also with the immune protective, it's particularly good for the lungs and the sinuses.
Per quello che riguarda il sistema immunitario, immunoprotettivo, è particolarmente adatto al sistema respiratorio, quindi ai polmoni. But it also can lower fevers. Però aiuta anche a abbassare febbre. And it's really good to it cleanse the air with airborne pathogens. E aiuta a ripulire l'aria dei patogeni aerodispersi anche, So, quindi in diffusione. yeah, I often recommend it to be diffused in a labor room. Io spesso consiglio di utilizzarlo, di diffonderlo all'interno della sala parto. That's because it can help with anxiousness and cleanse the air. Perché aiuta sia a controllare l'ansia, sia a ripulire l'aria. So it's great for pain relieving. È eccezionale per il sollievo dal dolore. Especially like with muscles and joints, and when you're pregnant or even like kids, adolescents, like with growing pains and joint pains from activity and stretching. E specialmente aiuta tantissimo le articolazioni o anche i dolori muscolari, sia in gravidanza, ma anche ai ragazzi nella fase della crescita dove hanno dolori alle gambe, alle articolazioni e quant'altro. It helps with all with other types of pain as well, such as headaches, labor pain. Aiuta contro qualsiasi tipo di dolore, quindi dal mal di testa ai dolori da travaglio. And part of the way that it helps for pain is by just helping people to relax. E una delle ragioni per la quale aiuta contro il dolore è perché aiuta a far rilassare le persone che lo stanno usando. When you're tense and stressed and you have pain, it magnifies the perception of pain. Quando sei stressata o sotto tensione, questo aiuta a ingrandire il dolore, la sensazione di dolore. And frankincense is good for anxiousness and it's grounding. So this is the way it helps you to be in the room in the moment and focused and calm. È un olio calmante ma anche radicante ed è questo il modo in cui vi aiuta a darvi una sensazione di tranquillità e di serenità. But it's also a sedative oil. Però è anche un olio sedativo. So it's really great to be like actually energized but calm at the same time. Quindi è una sensazione veramente incredibile sentirsi energizzate ma calme e tranquille allo stesso Yeah, tempo. so that makes for a really clear, like focus type of energy. Questo aiuta ad avere un'energia particolarmente pulita e limpida. Yeah, and so one of the ways this is used is for brain health. Uno dei modi per il quale viene utilizzato l'incenso è per la salute mentale del cervello proprio. So for babies, you can think of that as like if they're born vaginally, this will help with brain inflammation. Per i bambini che nascono per via vaginale, questo può aiutare contro l'infiammazione al cervello. And it helps with mother-infant bonding. E aiuta anche a creare legame tra madre e figlio. Yeah, but it also helps with things like Alzheimer's and autism. Però aiuta anche tantissimo contro malattie come la sindrome dell'Alzheimer's e l'autismo. I worked with autistic kids for a number of years with nutrition. Io ho lavorato diversi anni con bambini autistici per quanto riguardava la nutrizione. And I had the parents apply frankincense down the spine. E chiedevo ai genitori di applicare l'incenso proprio lungo la colonna vertebrale. And I heard so many positive stories, but one in particular is that a woman said that her child talked for the first time within like 10 minutes of frankincense down her spine for the first time. Negli anni ho sentito veramente tante storie positive, ma una che mi è rimasta impressa è quella della mamma che mi ha raccontato che dopo 10 minuti dall'applicazione dell'olio essenziale di incenso, suo bambino iniziò a parlare per la prima volta. Another mother told me that her child sang for the first time. It was like a 5-year-old child. Un'altra mamma invece mi disse che suo figlio iniziò a cantare per la prima volta. So this can also help kids with just like homework and focus. In realtà può essere semplicemente usato anche per aiutare bambini con la loro concentrazione,
per fare i compiti. Okay, so far we've talked about frankincense as being good for nausea, pain relieving, calming. Ad oggi, adesso, fino adesso abbiamo parlato dell'uso dell'incenso come per la nausea, come contro il dolore e come un olio calmante. Another incredible benefit which I think of frankincense first for is for skin healing. Per me una delle cose che mi fa pensare subito all'incenso è la guarigione della pelle. So per questo è eccezionale. It's anti-inflammatory, it's pain relieving. È antinfiammatorio, aiuta contro il dolore. And it has a couple of really unique properties. E ha delle proprietà veramente uniche. One is that it helps to fade scars. Una di queste è quella che aiuta a diminuire le cicatrici. And the other is it's cytophylactic. E l'altro è che è citofilattico. Which means it stimulates the generation of new cells. Che vuol dire che stimola la generazione di nuove cellule. So here's an example of frankincense, and frankincense can be applied directly, like just dropped into your open wound if you have an injury like this. Questo è un esempio di quello che può fare l'olio d'incenso e potete tranquillamente metterlo anche sopra la ferita, all'interno della ferita direttamente per aiutarla a guarire. So this is just great to have around the house in your first aid kit. Questa è un olio di quelli che senza il quale non potete stare. And it does come from the resin of a tree, so it's kind of like a band-aid, like the consistency of it is thick and resinous, like a band-aid. Viene dalla resina di un albero, quindi in realtà la sua consistenza è abbastanza densa e quindi può fare l'effetto di un cerotto. Yeah, so in the childbearing year, it can be used for cord care for the baby and for surgical scars and things, wounds. In maternità lo si può usare sia per il cordone ombelicale una volta che è nato il bambino, e sia per ridurre le cicatrici, sia quella del cesareo o altro. So, like even post-circumcision and if you tear during pregnancy or have an episiotomy. E lo si può usare sia per la circoncisione sia per esempio vi lacerate o se vi fanno un'episiotomia, lo potete usare in qualsiasi di questi casi qua. So some women soak a cloth in like lavender and frankincense and then freeze it to apply like as a pad for healing after birth. Alcune persone imbevono fanno un impacco con lavanda e incenso, poi congelano il panno e lo applicano direttamente alla zona ferita. Yeah. Here I also have a picture of a bronchial tube on the right. Qui, come vedete sulla destra, ho la foto dei bronchi. And I like to help people to remember what oils are useful for with photos and things like this. E mi piace usare foto e altri aiuti, sostegni per ricordare le persone l'utilizzo degli oli. So I'll ask what organ in the body what does this bronchial tube look like in nature? E quindi vi chiedo, questi tubi bronchiali cosa vi assomigliano in natura? Vi ricordano qualcosa in particolare? Le radici. Roots, she said. Yeah, yeah, exactly. Oh. It can be roots, and then if I put it the other way, it could be the branches of a tree, right? Exactly. So, allora, in questo caso possono sembrare le radici, ma se lo giro sembrano invece i rami, le foglie, vero? So in general, essential oils that come from trees are really good for the lungs. Questo in realtà lo usiamo per ricordarci che gli oli che derivano dagli alberi sono eccezionali per i polmoni. Yeah, so like frankincense, cypress, eucalyptus. Incenso, l'olio di cipresso, l'olio d'eucalipto. Siberian fir, Douglas fir. Abete siberiano, abete Douglas. Yeah, so remember that, like if you have something going on with the lungs, to think of trees.
Ricordatevi che se magari avete delle problematiche ai polmoni, pensate agli alberi e agli oli che derivano dagli alberi. Which makes sense because they also give us our oxygen, right? Che in realtà ha senso perché ci danno anche l'ossigeno che usiamo per respirare. Right, and also oils from trees are very grounding in nature. E gli oli che derivati dagli alberi sono molto radicanti I was already anche. talking about how frankincense helps you to just be in the moment and focus, like that's very grounding. L'olio d'incenso vi aiuta a essere molto presenti nel momento, nel presente, nel momento in cui state vivendo. Quindi è un olio proprio radicante. Okay, it's also very good. Frankincense is very restorative. È un olio riposante. It helps to regulate estrogen, so that makes it good for things like PMS and menopause. Aiuta anche a regolarizzare l'estrogeno all'interno del nostro corpo. And it's good for the transition phase of labor. Ed è consigliato usarlo anche nella fase di transizione del parto, del Yeah, travaglio. just for an emotional level. Yeah, so and no precautions. E non ha precauzioni, non ci sono pericoli legati all'olio d'incenso. No, that's still, I showed you guys the basic precautions in the last class, like don't put it in your eyes or ears or, you know, Ok, but there's nothing beyond ovviamente that. state attenti a non mettere gli oli all'interno degli occhi, delle orecchie o cose del genere, però in generale non ha Yeah. controindicazioni. Okay, so next is clary sage, which is really good and known for labor and delivery. Allora, adesso parliamo di Clary Sage, che è un olio riconosciuto proprio per i suoi usi in travaglio e per il parto. This oil is very sedative. It's the most sedative oil that we have. È un olio estremamente sedativo, in assoluto è quello più sedativo di tutti gli oli che abbiamo. And clary means clear. Clary vuol dire chiaro. And it was used traditionally, burned traditionally in a lot of cultures to help like clear the energy and clean the space. E una volta tradizionalmente veniva usato lo si bruciava per ripulire l'aria. And it does have that kind of energy of like cleansing a space. E ha proprio questo effetto energizzante di pulire, ripulire lo spazio, l'aria in cui della stanza. And it also clears in the sense that like if you have phlegm, it gets rid of it. Or if your period is late, it helps to bring it on. It helps to bring the baby out. It clears things out of your body. Aiuta proprio anche a ripulire il nostro corpo, sia se abbiamo i semi nasali bloccati, se non ci arriva, non ci viene il ciclo, per esempio, aiuta a far nascere il bambino, se in qualche modo il travaglio si è bloccato, aiuta a questo, proprio questo effetto di pulire. Yeah, so the effect of it being sedative is really great for postpartum when people sometimes have trouble sleeping. L'effetto sedativo è eccezionale, in modo particolare nella fase postpartum, quando magari le donne hanno difficoltà a dormire. Yeah, and now I'm 12 years postpartum and I still use it for sleep. Io sono da 12 anni che sono nella fase postpartum e lo uso ancora per dormire. Yeah, so it's just great to inhale out of your hands. You just put a drop. I have it right here. You just put a drop in your hand and just. So if you can't sleep at night, or you have a child, you can do that with your child as well. Okay. Just make sure they E don't put it in their se eyes. fate fatica a dormire, vi consiglio di provare a inalarlo. Mettete una goccia sul palmo della mano, ma insomma, già questo già lo sapete. Inalarlo come ha appena fatto Stephanie, e potete fare lo stesso anche con i bambini piccoli, con i bambini se hanno difficoltà a dormire. Yeah, and it works by helping to reduce cortisol levels. E funziona abbassando i livelli del cortisolo. So I think of this oil as being best during labor, like after the woman is ready to start labor, is when you start using it. E secondo me questo olio è meglio utilizzarlo dopo l'inizio del travaglio o quando sta proprio per iniziare, quando la donna è già pronta per partorire. So, and then it goes into postpartum. It's really good for hormonal balance.
baby blues, we call it, like sadness after the baby's born. E lo si può usare anche nella, fino alla fase postpartum, perché aiuta contro la depressione postpartum e aiuta a calmare e a stabilizzare un attimo gli ormoni della, della donna. Now, there's a lot of anecdotal evidence that when people are late to start labor, this oil combined with geranium can help to bring on labor. Ci sono tanti studi che evidenziano il fatto che quando il travaglio tarda a iniziare, lo si può stimolare usando il Clary Sage assieme all'olio di geranio. Yeah. Unfortunately, there's no research backing this up. Purtroppo però non c'è nessuna ricerca che dia fondamenta a quanto ho appena detto. But è in tutto my... per uso, per studi, fatti. Yes. However, in my research where I've conducted interviews with midwives. E comunque nelle ricerche che ho fatto io e con le mie interviste con ostetriche. This isn't a thing that they've seen over and over again. When they give to a woman ready to start labor, it will bring on labor. Questa è una cosa, un effetto che hanno visto volta dopo volta, che l'uso di questi due oli insieme e stimola l'inizio del travaglio. Yeah, so you just mix the two oils with a carrier and you rub it like around your back and under the belly several times a day. Quindi mescolate i due oli insieme con dell'olio vettore e poi li passate attorno allo stomaco 2-3 volte al giorno, al pancione. Yeah. And then you can continue to use it topically and aromatically during labor. E potete continuare a usarlo sia per via topica sia per via aromatica anche durante il travaglio. And it helps a lot to lessen the perception of pain. E aiuta a diminuire molto la percezione del dolore. Relax the mother. And to, rilassa la mamma. And to make the contractions more regular and effective. E aiuta a regolarizzare le contrazioni e renderle più efficaci. Yeah, now I thought that Clary Sage, when it says it makes them more effective, I thought that would mean more pain. Io ero convinta che il fatto che, che rendesse le contrazioni più efficaci voleva dire che le rendesse anche più dolorose. But that's not actually how it works. It actually just helps to regulate and make them more effective while relaxing and helping with pain. So it's pretty amazing that we have this. In realtà non funziona così. Aiuta a regolarizzarle e renderle più efficaci, mentre allo stesso tempo aiuta a diminuire il dolore e a rilassare la mamma. It can also help with cramping after the baby's born or with menstrual cramping. Può aiutare anche con i crampi postpartum oppure con i crampi premestruali. And it's very restorative. It helps to restore strength and vigor, like after a baby's born or just any time in life, like menopause is the time you could use it. È un olio restaurativo, quindi aiuta, lo si può usare per recuperare dopo il parto, lo si può aiutare e usare per recuperare nella fase di menopausa, in qualsiasi momento quando vi sentite un po' stanche e deboli. Right, ok. Posso fare una domanda? Sì. Sì. Nel caso dell'induzione, ecco, del travaglio di parto, che formulazione, cioè in che, come posso somministrarlo alla donna? When they need to induce labor, Stephanie, how can they administer, how can she, this is a midwife, how can she administer, in what percentages and what proportions can she administer the oils? Sure, it's usually like 2 or 3 drops per 5 milliliters of carrier oil. Normalmente da 2 a 4 gocce per 5 ml di olio vettore. And then as I was telling you before, like you put it underneath the baby and around like the hips, like so. Okay. E lo si applica here. Sotto il pancione, per cui sotto, proprio sotto il bambino e attorno ai fianchi fino ad arrivare alla schiena. When do you start? You would start when the mother is ready to start labor. So if the baby's in the right position and she's at term, she can start doing this with geranium. Ok, se la mamma, questo lo si può iniziare, ad esempio, se la mamma ha finito, è a fine gravidanza
il bambino è nella posizione corretta, la mamma può incominciare, quindi pronta al travaglio o a iniziare il travaglio, può incominciare applicando l'olio di geranio con olio vettore, così. Quindi ad uso topico? Sì, assolutamente. Yeah. In questo caso uso topico. They can also inhale them as well? They can definitely do it as well, yes. Sì, però lo possono anche inalare, quindi anche uso aromatico. And this is something I would apply like 3 or 4 times a day. E lei lo applicherebbe 3 o 4 volte al giorno. Yeah. Bene. Grazie. Sure. And clary sage can also be used for like with a newborn baby. If the first milk isn't coming, it can help bring on the first lactation. Per esempio, la clary sage può anche aiutare a stimolare la prima montata latte. And that could be done just through inhalation. E questo lo si può fare con l'uso aromatico. Okay, so just other uses. It's estrogen mimicking. Mimica l'estrogeno, gli estrogeni, il clary sage. So I don't know if this is going to be hard to explain with the translation, but basically it works because they're phytoestrogens or plant-based estrogen, which is not the same as the estrogen we have in our bodies. Okay. Allora, il clary sage contiene dei fitoestrogeni che non sono uguali agli estrogeni contenuti all'interno del nostro corpo. But what happens is, if we have too much estrogen in our bodies, then some of this weaker estrogen replaces the abundance of estrogen. And it lessens it. Troppi estrogeni all'interno del nostro corpo, questa forma di estrogeno, di fitoestrogeno, va a rimpiazzare l'eccesso di estrogeni che abbiamo e torna a dare equilibrio. And if we have too little estrogen, this phytoestrogen fills the receptor sites and brings up the estrogen. Se invece abbiamo troppo pochi estrogeni, i fitoestrogeni vanno a riempire i recettori e aumenta il livello degli estrogeni all'interno del nostro corpo. Right. So, and these phytoestrogen properties are stronger in the herb clary sage. E questi fitoestrogeni sono più forti all'interno proprio dell'erba clary sage. Than in the oil. Che nell'olio essenziale. Okay. Quindi è un modulatore degli estrogeni. Esatto. Okay, so here are the precautions. I think it's probably easier for you to just read again. Ecco, qui ci sono le precauzioni del clary sage. Allora, da non utilizzare fino a quando la madre non è pronta per iniziare il travaglio, da non utilizzare se il bambino... this needed to be changed. Yes, se il bambino sorry. È in posizione fetale o altre posizioni difficili. Interrompere l'uso dopo l'inizio di un lavoro regolare e attivo. Lavoro lei intende travaglio, quindi interrompere l'uso dopo l'inizio di un travaglio regolare e attivo. Usare cautela nel postpartum con perdite pesanti o sanguinamenti pesanti. E fate attenzione anche quando in presenza di mestruazioni pesanti. A causa dei suoi effetti sedativi, usate cautela con pressione bassa, anestesia epidurale oppure la depressione postpartum, perché essendo sedativo rischia di sedare troppo. Mm-hmm. Ok. We have to review that slide. Yes, I'll make a note of that. Okay, so are there any other questions before I move? I have a couple more oils here. Ginger and lavender. Altre domande o qualcuno aveva altre domande? No, no, va bene, può andare avanti. No, ascoltiamo. Va bene, ok. Ok, bene. Ok, so ginger is one of my favorite oils for use during maternity. E lo zenzero è uno dei miei oli preferiti in maternità. It's similar to black pepper in that it's warming and energizing. È simile al pepe nero nel fatto che sia riscaldante e energizzante. But it's much more gentle on the skin. Ma è molto più delicato sulla pelle rispetto al pepe nero. So I like it a lot for any kind of nausea or vomiting. A me piace usarlo tantissimo per qualsiasi tipo di nausea o vomito. And you can just rub it into your abdomen and smell the oil out of your hands.
E potete tranquillamente applicarlo alla pancia, all'addome e poi inalarlo dalle mani. And it really helps with not just symptoms of nausea, it's really good for that. E aiuta veramente molto contro i sintomi della nausea. Yeah. One time I was driving my kids to school, so I had like 6 kids in the car because it was like a carpool. Una volta stavo portando i miei bambini a scuola, ma avevo altri, in totale avrò avuto 6 bambini perché toccava a me portare tutti a scuola quel giorno. And I suddenly felt really, really sick, like I had a stomach flu and was gonna have to throw up, it was awful. E di punto in bianco mi sono sentita veramente male, con nausea e tutto, perché avevo preso un virus intestinale e sentivo di dover vomitare. So my kids were quite young, so I didn't want to have to pull over and get sick and like not be able to drive. All'epoca i miei bambini erano veramente molto piccoli, quindi non avevo né voglia né piacere di fermarmi lungo la strada, scendere dalla macchina e vomitare, yeah, e far vedere tutto a tutti. So I thought I was gonna be like in bed sick for days, that's how bad I felt. Pensavo che sarei rimasta a letto per diversi giorni, perché da quanto male stavo. But I had ginger in my car, so I just, like while I was driving, put a drop on my abdomen and smelled the oil. Ma in realtà poi mi sono ricordata di avere l'olio di zenzero in macchina e quindi l'ho applicato allo stomaco mentre guidavo e l'ho inalato. And within about 1 minute my symptoms were completely gone. E nel giro di un minuto i miei sintomi erano completamente spariti. And I didn't like feel sick again that day at all. E non mi sono più sentita male per il resto della giornata. I've also had circumstances where I ate food the wrong way and like my esophagus was spasming. E ci sono anche state delle volte dove ho mangiato nel modo sbagliato e avevo l'esofago che andava in spasmi. And that's not only very painful, but it's hard to breathe when that's happening. E questo non solo è molto doloroso, ma è anche molto difficile respirare quando succede questa cosa qua. And I just remembered that ginger is antispasmatic. E mi sono poi ricordata che lo zenzero è anche un antispasmodico. So I put it in my chest. Quindi l'ho applicato al petto. And it just, like within 30 seconds again, it completely went away. E in 30 secondi il dolore era sparito. So this oil saved me like more than once. It's really nice and handy to have around. E questo olio mi ha salvato più di una volta e veramente vi consiglio di tenerlo sempre a portata di mano. And also like kids like it a lot. It seems like it smells good, it's warming and comforting when they're sick. Ai bambini pare piacere molto e specialmente sembra che li rassicuri quando stanno male, perché riscalda ed energizza e sembra piacere. Yeah, and it also helps with other digestive issues such as overall digestive function. Aiuta anche altri problemi alla digestione, come proprio la digestione in sé. Nutrient absorption. Aiuta all'assorbimento dei nutrienti. And then symptoms of diverticulitis, IBS. E sintomi di diverticolite e intestino irritabile. Gas, indigestion and heartburn. Gas, flatulenza, indigestione e bruciore di stomaco. Yeah. So I remember how I said it helped with spasming. So vi ricordate come ho detto che aiuta contro gli spasmi? That can be also helpful for like labor pains, muscular spasms, and then digestive spasms. Questo vi può aiutare anche contro gli spasmi o i dolori di travaglio, i spasmi muscolari e heartburn, bruciore di stomaco. And then also traditionally in Thailand they used they chopped ginger root and make a poultice and put it on the abdomen after the baby's born. In Thailandia, per esempio, è una vecchia tradizione prendere la radice dello zenzero, ridurla in una crema
e applicarla direttamente sopra la pancia dopo aver partorito per aiutare le contrazioni uterine. And this helps with the after pain and also restores heat to the mother after labor. Aiuta anche a controllare i dolori post parto e però anche restituire calore alla mamma che normalmente si raffredda molto durante il parto. So it's also energizing. E dà anche energia. So after the baby is born and you're getting ready for phase 3 labor birthing the placenta, it's really good to bring ginger into the abdomen. E quindi nella terza fase del parto, quando il bambino è già nato, però bisogna espellere la placenta, e a me piace molto introdurre anche l'olio essenziale di zenzero. But it helps with other types of pain as well, including headaches, migraines, backaches. Aiuta anche contro mal di testa, dolori alla schiena, aiuta con tutti i dolori, tutti i tipi di dolori che ci sono. It reduces inflammation and increases circulation. E riduce l'infiammazione e aumenta la circolazione. And it works on pain by blocking pain receptors in the brain. E aiuta a sollevare il dolore bloccando i ricettori del dolore all'interno del nostro cervello. Okay, so I said it's warming and energizing, and remember things that are warming help with motivation, help with self-confidence. E aiuta, siccome è un olio energizzante, aiuta con la motivazione personale, la sicurezza di sé. So again, it's for people who are exhausted, anxious, depressed, fatigued. È eccezionale per persone stanche, esauste, e affaticate. And it's an aphrodisiac. è un afrodisiaco anche questo. Now it also helps with fevers, which maybe surprising to some people because it's warming. Può anche aiutare a tenere sotto controllo la febbre, che può sembrare strano visto che è un olio riscaldante. Sì, è un olio riscaldante. Yeah, but the way that herbs help with fevers is by helping to break a sweat. Ma il modo in cui gli oli e le erbe aiutano a controllare la febbre e aiutando il corpo a reagire e a sudare. Okay, so it has other immune protective properties. It's altre proprietà immunoprotettive. Especially good for the lungs and sinuses. Specialmente utile per i polmoni e i seni nasali. It's good for things like thrush and diaper rash and candida. È eccezionale contro mughetto, la candida. And also sinus congestion and stuffy nose. Congestione alle vie nasali, okay. Sinusali. And then it can help with like flu and chills. E aiuta anche nei casi di influenza con brividi e quant'altro. Yeah, and it also has a hormone balancing effect, so good for cramps and PMS. E anche questo aiuta a bilanciare gli ormoni, quindi funziona molto bene contro crampi o la sindrome premestruale. So I've been using this for my 18-year-old daughter. Io lo sto usando la mia figlia di 18 anni. She's been sad because she's graduating from high school and she feels really hopeless about college with COVID going on and... sta passando un momento molto difficile perché si è diplomata a giugno. Dovrebbe iniziare l'università, ma non riesce a iniziarla per via della situazione di Covid e tutto ciò che sta succedendo nel mondo adesso. So she's lost some weight because sometimes she's just not motivated to eat. She's just kind of down, doesn't want to. Ha perso del peso perché non è motivata a mangiare, non ha fame, non ha appetito. So this is such a good oil because it helps encourage appetite and it also like warms you up and helps with depression. E anche questo io lo sto usando con lei perché essendo un olio riscaldante le aiuta ad aprire un po' l'appetito e a darle un po' di energia. Yeah, and here are the precautions. E qua di seguito le precauzioni, quindi non usare può essere molto sensibilizzante alla pelle, evitare nei bagni, nelle vasche e la diffusione può causare tosse in alcuni individui perché è molto forte.
Okay, so I have one more oil and that's lavender. Ecco, questo è l'ultimo olio ed è la lavanda. And this is gentle, restorative and sedative. È un olio delicato, ristorativo e sedativo. And like frankincense, it has hundreds of uses. E come l'incenso ha centinaia di utilizzi. So here is just a small piece of what you can do with it. Questo adesso io vi do solo una piccola chicca di ciò che potete fare con la lavanda. I also want to say that out of all the essential oils, there are probably the most research studies done on lavender. E voglio anche dirvi che su tutti gli oli, probabilmente l'olio di lavanda è quello sul quale c'è in assoluto più ricerca. So a lot of them are on mood, but there are hundreds of studies alone just done on the antimicrobial benefits to the skin. Ci sono centinaia di studi, in primis sull'umore e sugli effetti sull'umore, ma anche sugli effetti antibatterici dell'olio di lavanda. Oh, I thought my computer was plugged in, but I guess it's not. Hopefully non devo aver attaccato il computer perché sto esaurendo la batteria. It's plugged into the printer. Okay. So, pain relieving, it's antispasmatic. Allevia il dolore, è un antispasmodico. It's good for achiness, labor pain, pain after surgery. E funziona bene contro per i dolori contro dolori da travaglio dopo una chirurgia. Go ahead. It's good for muscular tension as well, headaches, migraines. Tensione muscolare, mal di testa, emicranie. Can be used for sore breasts and also clogged milk ducts. Può essere utilizzato anche sui seni indolenziti oppure quando il latte non fuoriesce. So in the studies we have on labor pain, you often see lavender as one of the top oils, frankincense as another top oil, Roman chamomile. Quando parliamo di dolori da travaglio, uno degli oli principali che vedrete utilizzati è l'olio di lavanda assieme all'olio di incenso oppure la camomilla romana. But it's also useful for healing the tissues, just like frankincense after the baby's born. Però è anche utile per la guarigione dei tessuti come l'incenso nel postpartum. So lavender comes from the word lavera in Latin. Il nome lavanda viene dal nome lovera in latino. And this means to wash, which you e probably questo vuol dire lavare. So that means like it's very antiseptic. So it's good for skins if you have an open wound or any kind of infection on the skin. E in questo caso vuol dire che ha delle proprietà antisettiche e quindi tranquillamente lo si può utilizzare per pulire le ferite. And it's being used very successfully in hospitals for like post-episiotomy healing. E lo stanno usando con molto successo negli ospedali per dopo le episiotomie. And that even has a better effect than like the povidone iodine in the more conventional medicine. E ha degli effetti addirittura superiori agli gli antisettici che usano in ospedale. And one reason for that is that it also helps with swelling. Una delle ragioni per questo è che aiuta anche contro a combattere il gonfiore. So I wanted to show you this photo here. You see how round the lavender plant is? It almost looks like swelling. Guardate la foto, vedete come la pianta è tonda e ricorda un po' il gonfiore dei tessuti. So this is another way to remember that this is what it's good for. It's like stagnation, like purple means stagnation, like blood stagnation. Questo è un altro swelling. Modo per ricordare una delle proprietà principali dell'olio di lavanda, la stagnazione dei fluidi. Il viola aiuta a far defluire la stagnazione. So for the skin and tissues, lavender is anti-inflammatory, pain relieving. Per la pelle e i tessuti, la lavanda è antinfiammatorio. Calming if you're hurt, you know, you can be emotionally calm but also help with the pain. Aiuta a controllare proprio il dolore anche se si è calmi, però si ha dolore a volte, quindi aiuta anche con questo. Like frankincense, it helps with the prevention of scars and stretch marks. Come l'olio d'incenso aiuta a prevenire sia le smagliature che cicatrici. And it's also stimulating to the generation of new cells.
E aiuta a stimolare la generazione di nuove cellule. But it also is preventing infection and healing the tissues at the same time. Però allo stesso modo aiuta a guarire i tessuti. It's also anti-anxiety and antidepressive. È un anti-ansiolitico e anche antidepressivo. So really good after the baby's born or during pregnancy with the ups and downs of the mood. È eccezionale subito dopo la nascita del bambino oppure con gli sbalzi ormonali. It's very calming. So I'd say like lavender is kind of a combination of frankincense and clary sage. È un olio estremamente calmante. Io lo è una miscela, per me è un mix tra l'olio d'incenso e il clary sage. It's not as energizing as frankincense. Non dà tanta energia come l'incenso. But it has a lot of the similar skin healing properties. Però allo stesso tempo ha molte delle stesse caratteristiche, proprietà di guarigione della pelle. It can help with sleep very well, and it can also help to lower systolic blood pressure, so the top number with blood pressure. Può aiutare con il sonno, ma aiuta anche a diminuire la pressione sistolica. But as always, like, don't replace medical care with essential oils. Like, work with a doctor if you have high blood pressure. Però, come tutti gli oli essenziali, se soffrite di pressione alta, mi raccomando, parlatene prima con il vostro medico. So I want to know, in kids with autism, lavender can actually be excitatory? E vorrei farvi notare che con bambini con autismo, la lavanda in realtà potrebbe avere degli effetti collaterali e potrebbe avere l'effetto contrario, quindi potrebbe eccitare e non calmare. In people where that's the case, it's better to use something like rosemary or basil to calm. E in questi casi è meglio usare l'olio di rosmarino o basilico. Because those oils will help with focus, but they're energizing. Questi oli aiutano molto con la concentrazione. Right. Okay. So I love this oil for babies and children. Io amo tantissimo quest'olio per i bebè o per bambini piccoli. It's really good for digestive issues like vomiting and nausea. Aiuta tantissimo contro problemi digestivi come nausea e vomito. It's also good for things like diaper rash, teething, cold care. E lo potete usare anche per la dermatite da pannolino, per raffreddori. Pain, sleeplessness. Dolori, se il bambino magari fa fatica a dormire. And it's a very gentle oil for stimulating the immune system and protecting against infections of any kind. È un olio estremamente delicato aiuta a proteggere il sistema immunitario e a rinforzarlo. So if you have a new baby or someone with a delicate constitution who's getting sick. Quindi se avete un neonato oppure una persona delicata che si ammala facilmente. It's a good idea to diffuse lavender instead of like something more harsh like oregano. E vi consiglio di diffondere la lavanda piuttosto che un olio come l'origano che è molto più forte e può irritare. It's also good if there's hormone induced vomiting. E lo potete anche usare se c'è vomito da eccesso di ormoni. So that could be during labor, pregnancy, or during like menstrual cycle. Some women have that. Questo può accadere sia durante il travaglio sia durante il parto e a volte ci sono delle donne che soffrono di questo anche durante le mestruazioni. And I just put this in to remind you that it's great for kids and babies. Ecco, ho messo questa slide solo per ricordarvi che è eccezionale sia per bebè che bambini. Very piccoli. Very safe. È molto sicuro, un olio estremamente sicuro. Most people aren't allergic to it, but it is sometimes people are allergic to lavender. So. Allora, ci sono veramente pochissime persone allergiche alla lavanda, ma può succedere, quindi teniatene conto. So that's all I had for the presentation. I'm glad my computer hasn't died. Questo è il libro Oli essenziali per il benessere materno che potete trovare presso Olidee. Non è ancora uscito, quindi però potete registrarvi, credo, su una lista d'attesa eventualmente. Okay, so these are just some of the other things I have out there where if you'd like to learn more.
Molto bella la copertina. She Molto likes bella la copertina. Cover page. Oh, nice, me too. Grazie, anch'io. So, è caldo. So let me know if you have any questions about the e-course. Ci sono anche, allora c'è il libro, poi c'è il corso L'olio essenziale per il kit nascita, che è un corso online. Nella ultima slide troverete il link eventualmente, oppure se vi interessa ve lo giro io. Avete domande? And I think the book will be published very soon. And here's my contact information. Ecco, e qua su questa slide trovate le informazioni per contattare sia Stephanie che io. And then Alessandra's as well, yeah. Great, well, thank you for listening, coming on the call today. Grazie mille per essere state presenti. Grazie a voi, è stata molto chiara come grazie. Voi. We do have another class coming up. If you have any topics in particular you'd like for me to talk about, please email me and let me know what those Abbiamo are. Abbiamo ancora un webinar programmato. Se volete affrontare un argomento in particolare, fatemelo sapere che poi lo giro a Stephanie. Va benissimo. Okay. Grazie. Thank you all. Bye. Grazie. Buonanotte. Ciao. Ciao.